Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Evercrisis e oggi vi porto la mia strategia e ovviamente il mio team che ho utilizzato all'interno dell'ultimo evento estivo, o per meglio dire l'ultimo evento EX estivo di difficoltà 104. 104.000 ovviamente inteso come Battle Power con il mio team che praticamente ne possiede 88.000. 88.000 ovviamente dopo un po' di power up, dopo un po' di sistemazione per quanto riguarda ovviamente le varie build dei personaggi che comunque adesso vi andrò ovviamente ad illustrare e poi commenterò la mia run piano piano facendovi vedere appunto quale strategia ho utilizzato dato che per l'appunto abbiamo scoperto grazie anche ai ragazzi in chat e soprattutto a Valecor88 che mi ha dato una grandissima mano nel trovare effettivamente i pattern giusti da seguire all'interno della diciamo della battaglia in generale e quindi di conseguenza oggi vi riporto la mia strategia che potrete applicare anche voi e cercare di manipolare l'evento a vostro piacimento e magari come me riuscire a completarlo anche con un team abbastanza sottolivellato perché per l'appunto il mio team è quasi 20.000 punti di power sotto alla cifra richiesta, però nonostante tutto siamo riusciti a completarlo e quindi è comunque una grossa soddisfazione. Per quanto riguarda Zac, ho praticamente cercato di renderlo il mio tank, dato che comunque, come vi spiegherò tra un pochettino, il nostro avversario effettuerà degli attacchi specifici verso il nostro membro del party con più HP, quindi ho fatto in modo che Zac potesse avere il più gran numero di HP possibili proprio per poter attirare gli attacchi su di sé, mentre invece Cloud è il mio DPS e Eris era la mia supporter, diciamo così, e curatrice, quindi era il mio supporto che mi permetteva praticamente di fare un po' tutto. Per quanto riguarda ovviamente gli equipaggiamenti, abbiamo le skin per ogni personaggio, la skin di Cloud della Murasame, la skin di Eris, quella gratuita che si può prendere tramite il coupon da utilizzare nel menu degli scambi, e poi con Zac, praticamente la skin che si ottiene tramite l'evento, la prima parte dell'evento estivo, che si ottiene praticamente farmando i cocomeri e quindi poi scambiando allo shop apposito. Per quanto riguarda le armi, Zac utilizza il suo ombrellone, che è praticamente l'arma del suo evento, quindi la prima parte dell'evento estivo maxata al massimo per quanto riguarda l'overboost, però livello 50. Come subweapon, per avere qualche statistica in più in attacco, eccetera, eccetera, ho messo la mia Zweihänder, che solitamente è l'arma principale che uso per Zac, mentre invece qui ho switchato per avere la possibilità di avere più HP, un bonus per avere più HP, perché vi ricordo che appunto le refined ability vengono calcolate al 50% tranne quelle della main weapon, quindi avere la main weapon in questo caso con boost HP ha consentito al mio Zac di eccedere con gli HP. Per quanto riguarda le materia, ovviamente c'è al primo slot la materia con Ruin Blow e il sigillo circolare, dato che appunto il mio avversario cioè il nostro avversario, il nostro Tomberry in questo caso deve subire danni da sigillo circolare. Secondo slot invece con Water Blow, perché comunque il nostro avversario è debole all'elemento acqua. E poi ultimo slot cura, che ci permette comunque di poterci curare sia da soli, ma soprattutto Zac, che è il mio personaggio che deve rimanere praticamente sempre full di vita per farsi targettare, necessita comunque anche una cura individuale per evitare problemi. Eris invece è il mio supporto, come detto prima, quindi utilizza la skin che si può acquistare o comunque si può scambiare tramite il voucher che è presente all'interno del gioco. Come arma principale la Fairy Tail, perché mi interessano ovviamente principalmente le cure. Seconda arma invece la nuova arma del banner, il suo ombrellone estivo, che praticamente mi serve per debuffare, quindi avere la possibilità anche di fare dei debuff.
Come materia abbiamo una Ruin Blow di livello 1 fisico, che però è praticamente il sigillo circolare, quindi il break del sigillo circolare. Seconda materia con Water, anche se io però vi consiglio Water Blow in realtà, anche se è vero che si perde praticamente la potenza magica di Eris, però vi consiglio di utilizzare Water Blow e di metterla al primo slot in modo tale da poter fare più danno e poter acquisire il 10% di danno da abilità magica fisica che la Fairy Tail sblocca con il primo slot di potenziamento. E poi infine ultimo slot Barrier per Eris, dato che comunque Zac nella seconda fase, quindi nella seconda porzione di combattimento, dovrà essere leggermente difeso per evitare di essere one shottato. Cloud invece è il mio DPS. Quindi skin praticamente della Murasame, Murasame come arma principale con 3 overboost, livello 76 perché l'ho portato al limit break 80, Hard Edge come seconda arma per ottenere il debuff di difesa fisico. E poi per quanto riguarda le materie abbiamo la prima materia con il Ruin Blow per breccare il sigillo circolare, seconda materia Water Blow, Watera in questo caso Blow per fare danni di tipo acqua più elevati, e ultimo slot, la cura individuale per magari evitare situazioni spiacevoli. Quindi questo è il mio setup che per l'appunto ha funzionato e ora ovviamente vi spiegherò come siamo riusciti a farlo funzionare nella maniera corretta. Cominciamo parlando del nostro Tom Barry. Allora, il nostro Tom Barry è un avversario piuttosto infame. È un avversario piuttosto infame perché comunque è un avversario di livello 55. Ovviamente state vedendo praticamente una clip estratta dalla live, proprio per farvi vedere proprio la run commentata passo dopo passo e farvi capire la strategia che ho utilizzato, anche grazie per l'appunto ai ragazzi della chat che ancora ringrazio. E in particolare, ripeto, ringrazio Valecor che mi ha fatto notare tante piccole cose che non avevo notato. Innanzitutto, come prima parte del combattimento, il nostro Tom Barry praticamente inizia a buffarsi tramite la concentrazione che deve essere fatta scendere in un qualche modo, quindi deve calare grazie ai nostri attacchi, però in catena, quindi dobbiamo fare delle grosse chain, quindi attaccare praticamente uno dopo l'altro, senza ovviamente interruzioni troppo lunghe, perché l'interruzione lunga spezza la catena e quindi non ci permette di fare più danno al tasso di concentrazione. E per quanto riguarda la prima fase, quindi questa fase di concentrazione, buttarla giù è abbastanza semplice. Utilizzate comunque ovviamente buff debuff per migliorare il vostro party e poi utilizzate comunque attacchi come Water Blow per fare più hit, per fare più danni. E come potete notare, accanto alla barra concentration appare Chain, che man mano che diventa sempre più lunga, vedete come la barra concentrazione si leva sempre di più. E a questo punto il Tom Barry prende il primo buff frame. Non vi preoccupate, anche se questi sembrano termini particolari, uscirà a breve il video dove spiego buff e debuff e vi farò vedere più nel dettaglio come funzionano. Quindi state sereni. Per ora vi interessa sapere che il nostro Tom Barry si sta buffando, quindi sta aumentando il suo attacco fisico, come potete vedere, da quella spada di colore blu. Mentre io invece con Eris ho abbassato la difesa fisica e la difesa magica. A questo punto continuiamo ad attaccare, come potete notare, vedete, facciamo tanti danni e qui la concentrazione l'abbiamo praticamente eliminata. Eliminare la concentrazione riduce praticamente la potenza dell'attacco ed è una cosa importante soprattutto nella seconda fase. La prima fase è molto semplice, la concentrazione si abbassa facilmente e il vostro personaggio in questione targettato, che in questo caso è Zac, potrà subire l'attacco tranquillamente. Qui entra in gioco parte della strategia di cui vi stavo parlando poco fa. Perché? Perché Zac ha il più alto numero di HP? Perché il Tom Barry, quando effettua gli attacchi tramite concentrazione, targetterà il personaggio con più HP. Quindi dipende chi è il vostro personaggio con più HP, verrà targettato automaticamente dal nostro avversario e verrà
colpito e verrà attaccato. Quindi questa è una cosa molto importante. Ecco perché ho fatto in modo che Zac avesse tutti gli HP, perché Cloud ovviamente mi serve per fare danni ed Eris mi serve per le cure. Quindi Zac subisce il colpo, lo ricuriamo e continuiamo praticamente a far attaccare Zac, mentre con gli altri personaggi cerchiamo di portare il più basso possibile i suoi HP. Quindi a questo punto switchiamo in modalità difensiva, subiamo l'attacco del Tom Barry, in questo caso, che come potete notare mi leva 1451, quindi pochissimo, e poi vedete Zac praticamente lo ricuriamo subito per fargli ottenere gli HP più alti. Dopo questo attacco fate molta attenzione, perché il nostro Tom Barry effettuerà due volte l'attacco Yellow Fireworks, un attacco che comunque è danni AOE, quindi danni praticamente a tutti i nostri alleati, però non sono danni elevatissimi. Quindi il mio consiglio è quelli di subirli, magari switchando la stanza difensiva per subire meno danni e cercare di accumulare più barra ATB possibile. Perché in questo caso bisogna accumulare più barra ATB possibile? Vedete, qua c'è il secondo, io l'ho parato praticamente con la stance difensiva per subire meno danni e qui ho iniziato ad accumulare la mia barra ATB. Perché accumulo la barra ATB? Perché dopo i due Yellow Fireworks il nostro Tom Barry comincia la fase di break. Fase di break estremamente importante da concludere il più velocemente possibile. Qui praticamente ho accumulato, o comunque ho cercato di accumulare il più possibile la mia barra TB per poter fare due Ruin Blow in modo consecutivo, in modo tale da breccare più velocemente. Perché breccare più velocemente? Perché se la barra si se l'attacco va in porto, quindi il nostro countdown riesce a completarsi, il nostro Tom Barry si potenzia talmente tanto che non riusciremo più a buttarlo giù. Mentre invece la cosa importante del breccarlo subito è perché, come potete notare, dopo tot secondi si inizia a potenziare l'attacco fisico. E se riesce a potenziare due volte l'attacco fisico è molto difficile sopravvivere al suo attacco. Quindi il mio obiettivo in questo caso era breccarlo il prima possibile. Ecco perché volevo accumulare le barre ATB proprio per breccarlo subito. È una cosa che sono riuscito in parte a fare, infatti come potete vedere è riuscito ad arrivare subito a 6 di break e poi gli altri due attacchi lo hanno breccato con un solo, con una sola freccetta, come potete notare, verso l'alto di buff fisico, quindi di attacco fisico. E questa è una cosa molto importante, perché una volta che lo brecchiamo, quindi riusciamo a interrompere il suo potenziamento, parte la fase delle cure. Qui dobbiamo curare subito il nostro personaggio con HP più alti, che in questo caso è Zac, quindi cercare di portare Zac con gli HP più alti. Infatti in questo momento, come potete notare, Zac ha 3600 HP e gli altri 2200 appositamente, proprio perché una volta che il nostro Tom Barry si riprende attaccherà due volte col suo attacco fisico normale e attaccherà due volte sempre colui che possiede più HP. Quindi in questo caso facciamo attaccare Zac, perché ora, come potete notare, viene colpito nuovamente Zac. Gli HP scendono a 1785 e qui parte adesso l'attesa. Perché parte l'attesa? Perché qui, se io avessi curato Zac, avrebbe riattaccato Zac e poi con l'attacco caricato mi avrebbe targettato possibilmente Cloud, perché è l'altro personaggio con più HP. Invece in questo caso fate attaccare Zac col primo colpo. Appena il Tom Barry prende di mira la sua seconda vittima, che in questo caso è stata Eris, perché come notate adesso Eris ha 2991 HP, quindi superiore rispetto a Cloud, facciamo colpire l'altro personaggio. Una volta colpita in questo caso Eris, Zac è tornato ad essere quello con più HP. Quindi aspettiamo l'attacco del nostro Tom Barry. Qui faccio una cura per evitare comunque di rimanere con pochissimi HP con Eris, perché non conviene, e anche per attivare il regen, molto importante. E qui adesso cominciamo, vedete, la fase praticamente di attacco. La cosa che vi consiglio qui è debuffare subito il Tom Barry, conservarvi le limit e praticamente sfruttare le limit dentro la sequenza
di caricamento, in modo tale da togliere più concentrazione possibile. Le limit levano un buon quantitativo di concentrazione, quindi sfruttate le limit dentro questa fase, quindi la fase di concentrazione numero 2, e poi continuate ad attaccare sempre a nastro. Continuate ad attaccare a nastro perché dovete abbassare la concentrazione più possibile. E in questa seconda fase, come potete notare, la concentrazione scende più difficilmente, proprio perché appunto il nostro avversario diventa sempre più forte, per il discorso che appunto il gioco, ogni stage è composto da un timer, e questo timer, man mano che va a scendere, rende la quest più difficile. Ma noi qui continuiamo ad attaccare, continuiamo a debuffare, facciamo più danni possibili proprio per diminuire la concentration del nostro avversario, e quando l'attacco sta praticamente per, diciamo, per arrivare, quindi quando la barra sta per chiudersi, utilizziamo la barriera. Utilizziamo la barriera su Zac, che in questo caso viene utilizzata automaticamente perché appunto è il nostro alleato targettato. Quindi mettiamo la barriera, e una volta messa la barriera switchiamo in modalità difensiva e aspettiamo l'attacco. Se abbiamo fatto tutto nel modo corretto, anche se il nostro Tomberry possiede due power up di attacco fisico, uno normale e uno speciale, noi riusciremo a parare il colpo con 4700 HP di Zac, che sono più che sufficienti. Infatti, come potete notare, subiamo l'attacco, però subiamo 3648 danni, quanti sono? 3644 danni, il nostro Zac rimane in vita, e a questo punto, ragazzi, parte la corsa contro il tempo. Questa è la parte finale della quest, praticamente, quindi qua bisogna iniziare a fare danni, bisogna iniziare a rushare, proprio perché siamo in conclusione. Siamo in conclusione dove il nostro Tomberry si potenzierà in maniera incredibile, e non avremo modo di poter ridurre questi potenziamenti. Quindi firework, yellow firework lo possiamo subire tranquillamente, ci curiamo il più possibile proprio per subire gli altri attacchi, e a questo punto, come potete vedere, charging watermelon grudge è praticamente la fase finale, la fase finale dove il nostro Tomberry si potenzia, e si potenzia di un bel po', oserei dire. Quindi in questo momento dobbiamo attaccare, curare, cercate di fare tutto il possibile per mantenere il party a un livello decente, perché qui, come potete notare, parte il buff fisico del Tomberry a livello 3. Anzi no, forse anche di più. No, livello 3, quindi livello massimo praticamente. Targettato nuovamente Zac, perché? Perché è il personaggio con più HP e qua mi può andare bene, mi sta bene. E a questo punto, ragazzi, neanche lo curo, neanche mi interessa nulla, perché a questo attacco non si sopravvive. Leverà circa 11.000-12.000 HP, poi bisogna vedere, quindi inutile in questo caso curare, ma bisogna fare danni. Fate più danni possibili con Cloud, alternate Water Blow con Thunder Strike, cercate di fare più danni possibile, perché qui non si sopravvive, quindi Zac è fuori gioco. Con Cloud inizio a fare danni e inizio a rushare. E qui adesso fate attenzione, perché qui adesso il Tomberry farà una sequenza di attacchi scriptati, nel senso avrà una sua rotazione ben precisa. Un attacco fisico, quindi un attacco col bastone, un firework, e successivamente ricaricherà il buff. Quindi è quella la vostra occasione per parare l'attacco, curarvi e fare il rush finale. Quindi subisco il primo attacco, continuo ad attaccare perché comunque ancora come HP sono messo bene. Qui il nostro avversario, vedete, fa un altro yellow fireworks, io lo subisco, ora ne fa due yellow fireworks, quindi io qua mi curo, faccio praticamente l'ultima cura che mi serve fondamentalmente per concludere la quest, ritorno nella mia fase d'attacco, vado giù praticamente con i danni, sfrutto il debuff per fare una limit, perché appunto ho debuffato il mio avversario. Come potete notare, sta praticamente piano piano crepando. Io vado qui di Thunder Strike perché faccio più danni rispetto a Water Blow, con il debuff ovviamente a 3, vedete quanti danni riesco a fare. Non curo, qui rusho totalmente, perché tanto anche qui Eris non sopravviverà. Quindi a me non mi interessa più niente, qui ormai è un tutto per tutto. Quindi Watermelon, boom, attacca Eris, praticamente shottata. E qui, ragazzi, praticamente siamo alla fine.
altro attacco fisico, lo paro, faccio un altro Thunder Strike, mi rimane a un pelo di vita e qui sono sicuro di aver perso, e poi l'ultimo Yellow Firework e io riesco a vincere. Qui, ragazzi, è stato un po' rischioso da parte mia, perché in realtà qui mi sarei dovuto curare, effettivamente, e una volta curato avrei potuto subire il Yellow Fireworks senza problemi, senza praticamente nessuna complicazione, e avrei vinto in modo un po' più, diciamo, un po' più plateale. Qui invece l'ho fatta proprio sul filo del rasoio, perché per l'appunto non mi sono curato, quindi qua ho rischiato tantissimo, però ce l'abbiamo fatta. L'importante è averla conclusa. Rank D non me ne frega nulla, proprio sinceramente non mi interessa nulla, però sono stato molto fortunato perché sono sopravvissuto con all'incirca 70 HP, una roba del genere, quindi fosse stato magari un attacco un po' più pesante avrei perso proprio sul più bello. Invece fortunatamente ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a concludere questo livello con un team non propriamente al top, perché ci sono team sicuramente più forti, però questa era tutta la strategia commentata dell'evento del Tom Berry, che spero possa aiutarvi a recuperare l'arma di Glenn, che per l'appunto si sblocca tramite questa quest in solo. Detto ciò, spero che il video possa esservi stato utile. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate, se vi va bene avere anche comunque delle strategie di questo calibro che riusciamo in un qualche modo a studiare in live o a studiare in modo personale quando ce ne sarà occasione. Io colgo ancora una volta l'occasione di ringraziare la chat che mi ha aiutato durante questo evento, di ringraziare soprattutto Valecor88, che è uno dei nostri abbonati e che per l'appunto mi ha fatto notare il meccanismo del poter farsi attaccare il personaggio con più HP, quindi questo mi ha dato una mano a appunto districarmi nella strategia che avete appena visto. Detto ciò, io vi ringrazio e come sempre vi aspetto con un prossimo appuntamento qui sul canale YouTube oppure in live sul canale Twitch. Se volete seguirmi, tutto in descrizione. Bye bye.